Se volete acquistare crediti, passate da FIFA Coin Zone. Sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo. E con il codice coupon GIOVISPO otterrete 5% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e miei iscritti più di tutti. Bentornati su Giove HDSPO, io sono GIOVISPO e questa è la serie, miniserie, chiamiamola così dai, dei Best Possible Team. Oggi inizio con il Best Possible Serie A Team. Normalmente questi sono riferiti a dei miei pensieri, secondo me. Quindi ogni commento è soggettivo. Quindi anche se avete da fare dei commenti a fine video, fateli, non vi preoccupate. Se volete cambiare formazione, se avete delle idee migliori rispetto alle mie, naturalmente commentate. Saranno scelte soggettive e anche fatte in base a ragionamenti miei. Allora, il portiere Handanovic. Quest'anno i portieri veramente in Serie A sono alquanto scarsini. Secondo me quello che spicca di più è Handanovic. Poi c'è secondo Diego Lopez e terzo Buffon. E quindi Handanovic, ho scelto Handanovic. Come difensore centrale Pilic, downgrade che si meritava perché comunque il Manchester United ha giocato, non so se ha giocato parecchi, ma non sembra abbia fatto granché. Dunque, vabbè, comunque resta lo stesso uno dei migliori secondo me difensori. Come altro difensore centrale abbiamo Chiellini, obbligatorio per una miglior Serie A secondo me, perché ha work rates, ha velocità, ha difesa e testa e fisico. Quando sarà in foot 15, fisico, perché ora non c'è più la testa, c'è il fisico. Un difensore che ha subito un altro upgrade è stato Barzagli. Barzagli downgrade di 1, però velocità aumentata. Work rates difensivi in tutti e tre i difensori ottimi, quindi li ho scelti anche per questo. Un primo dei due CDC è l'immancabile Pogba. Chi non conosce Pogba? Secondo me uno dei migliori CDC centrocampisti della Serie A. Affiancato gli metto Pjanic, perché deve dare la spinta in più, i passaggi in più, il tiro in più, anche se Pogba ha più tiro, però Pjanic ha più passaggio. E quindi bisogna equilibrare la squadra. Come primo esterno, l'esterno destro della miglior Serie A è naturalmente Cuadrado. Cuadrado upgrade meritatissimo. Dovrebbe avere anche le 5 stelle mosse abilità, non so. Antonio Candreva secondo me è buono come esterno sinistro perché essendo destro può tirare tiri veramente buoni. Con CoC è, diciamo, colui che fa i passaggi quasi perfetti. Primo attaccante, Tevez. Carlitos Tevez. Per me non ho provato su FUT 14, però credo che su FUT 15, data la scarsità di buoni giocatori e di giocatori pagati, che sicuramente ci saranno giocatori pagati, ma bisogna trovarli. Ho scelto Tevez sia perché è veloce, cioè non è velocissimo, però ha velocità media e tiro ottimo, perché un 86 di tiro è qualcosa di veramente buono. Come altro attaccante ho scelto Higuain. Higuain perché è un rating molto buono e nonostante questo ha un ottimo tiro, quindi ho scelto gli attaccanti soprattutto per il loro tiro. Dunque, detto ciò, spero che vi sia piaciuto. Se avete commenti da fare con qualche sostituzione che volete apporre a questi giocatori, lasciate un commento, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Qui GIOVISPO vi saluta e vi ringrazia. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao e alla prossima!